Buonasera e bentrovati nella terza edizione del TG6. Apriamo l'ampia pagina di cronaca. Un 41enne pescarese è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. La notte scorsa alle ore 2 ha investito un 47enne romeno deceduto sul colpo. È stato rinvenuto cadavere la notte scorsa intorno alle 2 dai sanitari del 118 dopo essere stato investito da un pirata della strada in stato di ebbrezza che poi ha proseguito la sua corsa lungo la circonvallazione pescarese prima della galleria San Giovanni nella zona di Pescara Colli. La vittima è un cittadino romeno di 47 anni, Ion Vlad. L'uomo in sella alla sua bicicletta è stato preso in pieno dall'auto che procedeva in direzione sud-nord, probabilmente a velocità spedita. È stato un automobilista di passaggio a vedere il corpo a terra e allertare gli agenti della polizia stradale, coordinati dal vice questore aggiunto Silvia Conti, che stanno ora ricostruendo l'accaduto. La salma del 47enne è stata invece trasferita all'obitorio dell'ospedale di Pescara, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore dovrebbe essere conferito l'incarico per l'autopsia. Subito dopo, grazie anche ad alcune testimonianze, è stato rintracciato l'investitore che dopo l'impatto mortale non si era fermato, fuggendo via. Si tratta di un italiano di 41 anni nato a Napoli e residente a Pescara, per cui si è proceduto all'arresto con l'accusa di omicidio stradale in base alla nuova normativa. L'uomo, che avrebbe anche cercato di sbarazzarsi dell'auto e sottoposto per legge agli accertamenti sanitari, è risultato positivo all'alcol test. Il PM che coordina le indagini è Gennaro Varone. In un incidente agricolo avvenuto questa mattina a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, ha perso la vita Rocco De Grandis, di 72 anni, del luogo. Il pensionato, per anni conducente di autobus, stava percorrendo un terreno accidentato ai bordi della SS16 Adriatica al chilometro 494, quando si è ribaltato il trattore, facendolo finire sotto i cingoli. Un automobilista di passaggio, poco prima delle ore 9, ha dato l'allarme. I soccorritori però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Andiamo avanti. Agguato questa mattina a Silvi, al direttore della motorizzazione civile di Chieti, Nino Mario Presutti, che è rimasto fortunatamente illeso. In azione un giovane su uno scooter che ha esploso almeno un colpo di pistola contro l'auto, mandando in frantumi i vetri. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Agguato questa mattina dopo le 7.30 in via Piave a Silvi Marina, a due passi dalla SS16, dove un giovane a bordo di uno scooter si è affiancato all'auto del direttore della motorizzazione provinciale di Chieti, Nino Mario Presutti, esplodendo un colpo di pistola verso il lato del guidatore. Fortunatamente il proiettile si è conficcato contro la carrozzeria della vettura, mandando in frantumi il vetro. Il malvivente è poi scappato in direzione della strada nazionale adriatica, facendo perdere le sue tracce. Presutti, fortunatamente illeso ma in stato di shock, ha immediatamente chiamato i carabinieri, che sono arrivati dopo qualche istante dalla vicina caserma. Nino Mario Presutti, 57 anni, vive a Silvi ma è originario dell'Aquilano. Le indagini sull'accaduto sono affidate ai carabinieri della compagnia di Giulianova e della locale stazione. Gli inquirenti hanno già ascoltato Presutti e nelle prossime ore ascolteranno eventuali testimoni. Il movente potrebbe riguardare questioni di lavoro o personali. Il riserbo è massimo. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Teramo. E gli agenti della squadra mobile dell'Aquila hanno denunciato una donna che affittava un appartamento in zona Piazza d'Armi per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La Polizia di Stato ha chiuso all'Aquila una casa di prostituzione denunciando la proprietaria. Dopo una lunga e laboriosa attività investigativa, gli agenti della squadra mobile hanno denunciato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione una donna aquilana, B.A., proprietaria di un appartamento ubicato all'Aquila in zona Piazza d'Armi. Secondo quanto accertato dalle indagini dei poliziotti, coordinati dal dirigente Maurilio Grasso, la donna favoriva e sfruttava la prostituzione di numerose persone di nazionalità straniera, sia donne che transessuali, di nazionalità brasiliana, colombiana e venezuelana, che si avvicendavano all'interno del predetto appartamento concesso in locazione. Dall'attività investigativa è emerso infatti che l'abitazione, ora sottoposta a sequestro, su disposizione del giudice delle indagini preliminari, Guendalina Buccella, come da richiesta del pubblico ministero Roberta Davolio, veniva ceduta sistematicamente in affitto per brevi periodi, in maniera irregolare, a giovani donne e trans di nazionalità straniera. Nel corso delle indagini, cominciate nel 2015, sono stati effettuati numerosi appostamenti, sono state raccolte testimonianze di clienti, cittadini e prostitute, acquisite immagini e annunci su internet, su siti del settore.
Dalle ricostruzioni investigative si è potuto accertare che l'attività criminosa è stata svolta all'Aquila dal 2014 a oggi e che in questo lasso di tempo, ma anche negli 8 anni precedenti, la proprietaria cedeva l'appartamento a giornate o settimanalmente e chiedeva, a titolo di canone, somme in contanti variabili da 250 euro fino a 720 euro mensili, tutto compreso luce, acqua e gas. Tutto questo senza sottoscrizione di alcun contratto di specie o talora con contratto riportante a un canone molto inferiore rispetto a quello effettivamente percepito. I possessori pro tempore dell'immobile esercitavano stabilmente e continuativamente la prostituzione all'interno dopo aver adescato i clienti online con prestazioni sessuali da 50 euro in su. Aveva oltre 4.000 immagini e un centinaio di video che ritraevano minori abusati o in atteggiamenti pornografici. Con l'accusa di detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico è finito in manette un 45enne scapolo impiegato in lavori saltuari. L'arresto è stato eseguito dagli agenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Pescara dopo l'esito positivo arrivato da una perquisizione domiciliare a carico dell'uomo su richiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila, che ha coordinato le operazioni. Le indagini non sono ancora concluse perché sono al vaglio degli investigatori gli elementi raccolti per arrivare all'eventuale individuazione di altre persone responsabili di analoghi crimini. La Polizia Penitenziaria celebra la festa annuale e conferma anche quest'anno, nel 199° anniversario, il calo delle criticità all'interno della casa circondariale di Castrogno, uno dei carceri più sovraffollati della regione. Un'occasione quella di oggi anche per fare il punto sulle criticità che da sempre sono presenti al carcere di Castrogno. Sì, va detto però che da alcuni anni il sovraffollamento è diminuito, salvo nell'alta sicurezza. Va detto altresì che da alcuni anni il regime aperto, che adesso è stato ribattezzato custodia aperta e custodia chiusa, ha attenuato di molto quelle che erano le problematiche all'interno delle sezioni detentive. I detenuti sono aperti in media sicurezza dalle 8:30 del mattino alle 17:30 di sera, salvo che non ci siano problemi di sicurezza, perché nel qual caso vengono immediatamente chiusi e riaperti quando ci sono le condizioni di sicurezza per poter procedere in buona sostanza. E di questo se ne è giovato tutto l'ambiente. E la popolazione detenuta, perché prende meno rapporti, meno denunce, ci sono meno fatti critici, e la stessa Polizia Penitenziaria, perché adesso incentra la sua operatività sull'osservazione della persona detenuta, soprattutto, piuttosto che sulla vigilanza statica che c'era fino a qualche anno fa. Per quanto riguarda invece i detenuti psichiatrici, le criticità rimangono, come si potrebbero risolvere? Beh, si dovrebbero risolvere attraverso una diversa modalità di gestione penitenziaria, nel senso che se sono psichiatrici perché hanno grossi problemi sotto l'aspetto psicofisico, in carcere non dovrebbero esservi, perché il carcere è pur sempre un luogo di detenzione e di privazione della libertà, e anche con tutti gli sforzi possibili e immaginari, logicamente un ambiente diverso da quello detentivo sarebbe migliore per la loro tutela. Il lavoro svolto della polizia, da parte della Polizia Penitenziaria, cosa oggi vuole sottolineare di più? Beh, l'abnegazione e l'impegno che loro estendono non solo sotto l'aspetto dell'ordine, della disciplina e della sicurezza, ai fini proprio di assicurare anche esigenze di difesa sociale contro il crimine, ma principalmente l'apporto collaborativo che loro offrono ai fini del recupero sociale e culturale dei detenuti. E ora cambiamo argomento. Tante le testimonianze dei residenti di Madonna delle Piane a Chietiscalo, che oramai da tanto tempo lamentano aria irrespirabile nel quartiere. A raccogliere la denuncia il PD, che ottiene 2 centraline di monitoraggio da parte dell'ARTA. Odore acre insopportabile al punto di causare bruciori alla gola e alle narici. E questa è ormai l'abitudine alla quale sono sottoposti i residenti di Madonna delle Piane a Chietiscalo, che chiedono di conoscere la causa di un odore che 2 volte al giorno finisce dentro le proprie case, causando difficoltà respiratorie e disagi. Ti sfiato, quando passi mi chiudo il naso e la bocca, non tutti i giorni, però la mattina e la pomeriggio, guardi niente. Io penso che l'inquinamento ambientale deriva da una cattiva gestione amministrativa, una cattiva gestione della politica. Si parla di plastica, di che si parla? Di plastica si parla quando c'è l'odore un po' più vasto, viene dalla zona della parte del mare, ma questa zona qui invece si parla proprio di
qualcosa chimica, qualcosa che penso che sia qualche additivo, che insomma. A raccogliere la denuncia è il Partito Democratico, che dopo un'interrogazione comunale chiede un monitoraggio specifico dell'area per conoscere la composizione di quell'odore e soprattutto la pericolosità. Questo è il primo risultato positivo che abbiamo ottenuto con questa interrogazione. Avere maggiori dati, e il monitoraggio verrà fatto da una centralina sicuramente davanti alla scuola di Madonna delle Piane. Questo però non basta, perché noi vogliamo informare i cittadini sui risultati di questi dati e con i dati alla mano vogliamo sapere anche da dove vengono quei cattivi odori. Deve essere fatto un monitoraggio di tutte le industrie che operano nella zona, tutte quelle industrie che hanno richiesto le autorizzazioni per le emissioni nell'area, e vedere se quelle emissioni sono regolari per legge, in modo che gli imprenditori possano lavorare serenamente senza preoccupazioni, ma soprattutto che le famiglie residenti possano vivere in quest'area senza preoccupazioni, perché più passa il tempo e più c'è disinformazione o non informazione, più giustamente le persone sono preoccupate. Noi saremo loro vicini per informarle quotidianamente su quello che riusciremo a scoprire. È stato inaugurato il nuovo centro di raccolta di ingombranti, nel quale i cittadini potranno conferire ogni tipo di rifiuto, all'Aquila. Voluto dall'amministrazione comunale per arginare i continui abbandoni di rifiuti, servirà solo i cittadini residenti nel comune dell'Aquila, qualora abbiano la necessità di smaltire i rifiuti di dimensioni maggiori. È stato inaugurato il centro raccolta di rifiuti del comune dell'Aquila, posizionato nella zona industriale di Bazzano e gestito dall'SM. Possono accedere al servizio anche le utenze non domestiche con apposita convenzione e con quantitativi specifici rifiuto per rifiuto. Gli aquilani potranno portare nel centro raccolta ingombranti, RAE, imballaggi di carta, cartone, vetro, plastica, legno, alluminio, ferro, sfalci e potature, batterie, accumulatore e quant'altro, il tutto contenuto in un elenco consultabile sul sito. L'apertura al pubblico è da lunedì 13 giugno, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì. Per il primo periodo di 3 mesi si accederà al centro raccolta solo tramite prenotazione al numero verde ASM 800 20 88 20. Uno dei problemi dell'Aquila è proprio l'abbandono dei rifiuti, l'abbiamo evidenziato ultimamente, e soprattutto credo anche a cagione della ricostruzione ci sono diversi casi di abbandono di rifiuto, spesso ingombranti. Si spera che adesso il cittadino, avendo la possibilità di venire a conferire direttamente qui, invece di andare a abbandonare il rifiuto, lo venga a conferire correttamente ai sensi di legge. Non solo va a sopperire i problemi, ma speriamo che vada ad educare i cittadini, soprattutto quei cittadini che almeno in questo periodo stanno tempestando la nostra città di rifiuti, soprattutto di rifiuti ingombranti, ma non solo cittadini e privati, ma anche ditte e quant'altro. Quindi questo centro di raccolta servirà per dare la possibilità appunto ai cittadini di poter portare direttamente qui il materiale, ovviamente non tutti insieme, ci saranno delle regole, ci sarà un numero verde che sarà contattabile, prenotando appunto lo spazio verrà conferito il materiale. L'amministrazione in questo senso sta facendo anche un altro tipo di intervento, che è l'intervento attraverso l'ordinanza del sindaco di poter reprimere il fenomeno dell'abbandono di rifiuti. Quindi ci saranno delle multe salate per coloro che non approfitteranno appunto di questa opportunità, ma riterranno ancora di continuare a lasciare rifiuti ovunque, appunto ci saranno delle multe e ci sarà preannuncio anche delle zone e delle aree videosorvegliate. 12 milioni messi a disposizione dal Masterplan per finanziare la riqualificazione dell'area di risulta di Pescara. L'amministrazione comunale apre una fase di studio e invita tutte le forze politiche e cittadine a presentare proposte per colmare il grande vuoto urbano. Colmare il grande vuoto urbano rappresentato dagli 11 ettari dell'area di risulta di Pescara. Con questa prerogativa il sindaco Alessandrini apre ufficialmente le candidature per i progetti più adatti a riqualificare un'area considerata snodo regionale di flussi turistici e logistici. L'area di risulta è una eredità generazionale per Pescara e da oltre 30 anni questo vuoto urbano, 11 ettari nel cuore della nostra città, è in attesa di una sistemazione. Ci sono delle funzioni che lì si sono sviluppate e che restano irrinunciabili, i parcheggi, lo snodo per la viabilità, lì transitano, no, le autolinee regionali, extraregionali e non solo. E tutto questo dovrà rimanere, ma in una chiaramente veste futura, contemporanea, adeguata, con un numero di parcheggi pari all'esistente, ma con
modulo interrato per garantire la prospettiva che della stazione Valmar e moduli a silos, avendo come priorità quello di realizzarli secondo le cosiddette modalità bosco verticale. Ci vorrà poi il più grande parco pubblico possibile e il parco pubblico ha bisogno di essere sicuro. Una modesta quota di edilizia commerciale per consentire il sorgere lì, certamente non di supermercati ma di bar, ristoranti, atelier, gallerie, per fare in modo che la gente vada nel parco e lo riempia di vita. 12 milioni di euro quelli messi a disposizione nel masterplan per finanziare l'opera che secondo previsioni non arriverà prima del 2027. Al momento è espunto il plesso culturale perché non vi sono le risorse per realizzarlo, ma in un'ottica modulare si potrà pensare di farlo nel futuro prossimo. Il nostro obiettivo è quello di rendere manifesto il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni, di avviare un percorso di ascolto con la cittadinanza e i progetti, suggerimenti, le idee che dovessero venire fuori, finanziariamente compatibili, saranno elaborate da una commissione di saggi che provvederà a fornire le indicazioni venute fuori dal dibattito all'amministrazione affinché si possa decidere in piena consapevolezza partecipativa. Dopo le polemiche dei dipendenti che presto verranno sostituiti dalle macchine, l'amministratore delegato di Strada dei Parchi assicura che l'automazione ci sarà, ma saranno salvaguardati i posti di lavoro. Polemiche sterili, l'etichetta così l'amministratore delegato di Strada dei Parchi Cesare Ramadori, sono quelle dei casellanti che nonostante lo sciopero si sono visti entrare in funzione il casello automatico nei giorni scorsi. Il processo di automazione va avanti, la razionalizzazione ci sarà, è accaduto anche in altre autostrade, dichiara l'amministratore delegato. È una polemica che diciamo in questo momento sterile perché noi è vero che stiamo razionalizzando tutti gli svincoli, cosa che hanno già fatto tutte le altre autostrade d'Italia e siamo gli ultimi a fare questa cosa. E per noi è estremamente necessaria perché, visti i volumi di traffico che ha l'autostrada, i sistemi automatici sono sicuramente efficaci e è la soluzione del futuro. La figura dell'esattore, a mio parere, è una figura che tenderà a scomparire, andrà riqualificata. Il nostro obiettivo però specifica è potenziare il servizio viabilità, per cui i dipendenti verranno reimpiegati lì e altrove. Nessuno vuole ovviamente far perdere i posti di lavoro, dice. Tenga conto che noi dobbiamo potenziare il servizio viabilità, che sono gli ausiliari della viabilità, che sono quelli che danno più assistenza agli utenti in caso di necessità. È nostra intenzione potenziare quel traffico. Abbiamo internalizzato una serie di attività spostando la gente dall'esazione su queste altre attività. Noi cerchiamo di mantenere il personale per quello che abbiamo oggi in forza. E sull'aumento dei pedaggi di cui si parla ormai ogni anno, lui risponde così: si aumenta il pedaggio perché noi facciamo investimenti. Aumenta tutti gli anni, ma perché facciamo investimenti tutti gli anni. Cioè io ho spiegato in varie occasioni, non ultimo il 30 dicembre dell'anno scorso, come funziona l'incremento tariffario. È dato da una formula matematica dove c'è dentro per grossa parte gli investimenti che vengono realizzati. Il sindaco di Penna Sant'Andrea, in provincia di Teramo, Severino Serrani, fa il punto del primo biennio di amministrazione comunale. Servizi, opere pubbliche, manutenzione e sicurezza del territorio. L'amministrazione di Penna Sant'Andrea, guidata dal sindaco Severino Serrani, traccia un bilancio delle principali attività e risultati amministrativi conseguiti a due anni dal suo insediamento. In questi due anni abbiamo lavorato duro e grazie alla collaborazione di tutti i componenti dell'amministrazione comunale siamo riusciti a raggiungere dei discreti risultati. Un obiettivo importante è stato l'avvio della raccolta differenziata con il sistema porta a porta, ma Penna Sant'Andrea ha anche consentito di abbassare la TARI, la tassa sui rifiuti. Per quanto riguarda la sicurezza abbiamo installato un impianto di videosorveglianza al parco giochi, nelle piazze principali del paese e davanti alle scuole. Abbiamo riqualificato l'area ludica lungo il viale delle Rimembranze ed effettuato importanti interventi di riqualificazione al parco giochi di Valvomano. A breve inaugureremo una nuova area ludica in frazione Pilone, proprio alla porta della riserva naturale. È stata riqualificata la palestra e a breve partiranno i lavori per la riqualificazione dell'impianto
centro sportivo di Via Cesi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di 515.000 euro. Importante è stato anche l'ingresso del nostro paese nel distretto turistico del Gran Sasso e nel percorso turistico religioso la Valle delle Abbazie, perché Penna non ha soltanto la riserva ma anche importanti monumenti come per esempio il borgo storico di Capsano, tante chiese, e l'intervento più importante è stato fatto sulla chiesa di Santa Giusta, chiusa da 50 anni, che affonda le sue radici addirittura nell'alto medioevo. Finalmente quest'anno partiranno anche i lavori, tante famiglie, tanti avranno la rete irrigua proprio nella frazione Valvomana, che è attesa, ripeto, da 30 anni. Il Comune inoltre ha emanato un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di personale da impiegare in lavori accessori retribuiti con buoni lavoro per le attività di pulizia e manutenzione delle strade, del patrimonio culturale, del verde pubblico e in lavori di emergenza. Secondo il rapporto Alma Laurea, l'Università dell'Aquila si pone ai vertici nazionali per chi cerca lavoro dopo il conseguimento della laurea. Il 66% dei laureati presso l'Ateneo Federiciano ad un anno dal conseguimento del titolo sono già occupati, contro una media abruzzese del 56%. Il 58% degli occupati, contro una media regionale del 52%, può contare su un lavoro stabile, ossia con contratto a tempo indeterminato o con un'attività autonoma, effettiva con un guadagno medio di 1.145 euro al mese, anche in questo caso superiore alla media abruzzese che è di 1.061 euro. Sono i dati del 18° rapporto Alma Laurea sulla condizione occupazionale dei laureati italiani, che nel divario tra nord e sud, di cui anche il sistema universitario risente, pone l'Ateneo Aquilano in testa a quelli del centro-sud quanto a possibilità di trovare lavoro nei primi 3 anni. Per i neolaureati all'Università dell'Aquila c'è l'86,1% di possibilità di trovare lavoro nei primi 3 anni, ha spiegato Lain Verardi, affiancata dal prorettore vicario Carlo Masciocchi, dalla prorettrice delegata agli affari internazionali Anna Tozzi e dal referente di Ateneo per l'orientamento, il tutorato e il placement Giulio Antonini. Per quelli dell'Università Chieti Pescara le possibilità sono dell'81% e per quelli di Teramo il 79,5%. Ma l'Ateneo Aquilano fa meglio anche di altre università del centro Italia come Siena, Perugia, Pisa, Roma 3 e Roma La Sapienza. Noi eravamo consapevoli del nostro dato, in realtà non eravamo tanto consapevoli dei dati degli altri, quindi di quanto fosse un risultato buono quello dei nostri laureati. È un elemento positivo che ci dà forza, la determinazione di continuare a fare sempre meglio per la preparazione dei nostri studenti. Giornata bianca-azzurra sabato 11 giugno a Pescara con eventi in città e promozioni sullo shopping estivo. L'annuncio a seguito di una riunione in comune, l'annuncio è arrivato attraverso una nota del presidente di Federmoda Enzo Dottavi Antonio, il presidente di Federpreziosi Vincenzina De Sanctis, della Confcommercio Pescara, sono tutti soggetti questi promotori dell'iniziativa che è stata sostenuta subito, dicono i rappresentanti di Confcommercio, dall'assessore allo sport Giuliano Diodati, dall'assessore comunale al commercio Gaetano Cuzzi. Iniziativa nata con la finalità di tributare un grande ringraziamento alla squadra del Pescara da parte di tutta la città per lo splendido campionato effettuato. Per ora non parliamo di altro, dicono, per ovvie ragioni di scaramanzia. E così introduciamo in effetti la pagina sportiva, perché il Pescara è partito nel pomeriggio alla volta del la Sicilia, domani sera la finale di ritorno contro il Trapani. Possiamo vedere questi screen che sono stati pubblicati proprio nel pomeriggio, alcuni istanti prima della partenza, sul social di Instagram, con i due attaccanti Caprari e La Padula che hanno postato queste foto. In particolare Caprari scrive "si vola" con la A finale evidenziata, proprio a significare che il Pescara vuole andare a Trapani per conquistare la Serie A. Questa mattina, dopo la seduta ultima tenuta in Abruzzo, seduta di allenamento, ha parlato il tecnico Massimo Oddo. C'è un solo dubbio, riguarda la sostituzione di Lejan Memushai, che non ci sarà perché è impegnato con la nazionale albanese. Il ballottaggio è tra Bruno e Pasquato, nel secondo caso Benali scalerebbe in mediana. Per il resto non ci saranno sconvolgimenti nella formazione, ma ascoltiamo cosa ha dichiarato quest'oggi Massimo Oddo.
È una partita di calcio importante perché ci giochiamo, entrambe le squadre giochiamo la Serie A e noi faremo quello che siamo abituati a fare, proveremo ad andare a vincere. La gestione la faccio tramite l'attacco, quello sappiamo fare e noi siamo nati per quello. Poi ci sono dei momenti della partita in cui ovviamente dovrei soffrire, ma questo è normale, fa parte del calcio, però l'idea è quella. Poi davanti c'è sempre una squadra che se farà valere la sua forza magari a volte ci schiaccerà o ci metterà dietro, non ci consentirà di fare quello che vorremmo fare, ma questo fa parte del calcio. Però l'idea, la nostra idea è quella di andare a fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto, senza fare calcoli. Mi aspetto un ambiente bello, un ambiente in una città che tra l'altro porta le mie origini. Ho letto tante cose sui giornali e sinceramente per me è anche un'offesa, perché essendo originario di lì conosco, anche se non benissimo perché non ci ho vissuto, ma conosco il pubblico, la gente di Trapani, e è un posto civilissimo, non come si fa passare, anzi sarà una bella partita, una partita a cui i tifosi del Trapani ci tengono come ci tengono i tifosi del Pescara, quindi, ma nulla di più. Ma è così importante sapere cosa ci si dice a fine partita o vi interessa di più andare in Serie A? La notizia. E allora pensiamo alla Serie A, finita qua, basta. Non fanno la notizia, sai qual è la notizia? Pescara in Serie A, questa è la notizia. La pressione è su entrambe le squadre, l'una che deve rimontare e l'altra che non deve farsi rimontare. Quindi la pressione penso che sia la stessa e in una partita che vale la Serie A. Qualche fallo di troppo e ci sta, un po' di nervosismo in più, quindi alla fine questo tipo di partite le vincono anche le squadre che sono più tranquille sotto questo punto di vista. Perché inevitabilmente se tu sei più tranquillo, sei più lucido e non commetti errori che possono costare caro. La mia più grande scommessa è portare il Pescara in Serie A, quella è la mia grande scommessa, poi quello che succederà vedremo. E in merito alle polemiche di cui parlava il tecnico Massimo Oddo, sono arrivate le rassicurazioni del DS del Trapani Faggiano. A me sembra tutto un po' un casotto, però non c'è nulla e possono stare tranquilli tutti. Mi sembra un po' montato ad arte questa situazione, perché io rappresento una società importante e fatta da persone serie che le conoscono in tutto il mondo, e rappresento una città che a dirsi voglia si comporta sempre alla grande, agli spalti senza barriere, grazie a Dio le multe non arrivano mai, si comportano sempre correttamente, sia dentro che fuori dallo stadio. Io ho degli amici che verranno da Pescara, c'è degli amici miei che andranno in tribuna con quelli del Pescara o in curva, non è nessun problema, non è successo niente, non succederà mai niente e non possiamo dare adito a 3-4 persone che scrivono su Facebook un nervosismo che c'è, però secondo me stiamo esagerando un po' tutti, voglio dire, ci può stare che io possa dire qualcosa dopo la partita, durante la partita, ma poi dopo finisce là, e il presidente Sebastiani lo sa che qua ci siamo, e io personalmente con lui e con tutta la città di Pescara mi sono comportato bene nonostante abbia perso, e potevo dire qualsiasi cosa, perché quando uno perde, sai, non gli funzionano tutti i sensi o il cervello, però invece così non è stato, e mi sembra molto strano queste dichiarazioni. Non so da dove sono venute, da dove provengono, però dico, ci sono rimasto male, perché qua a Trapani, come anche i tifosi del Pescara, hanno dimostrato che andando via dopo la partita i nostri tifosi, con tutto il rammarico della sconfitta, erano più che tranquilli e sono stati trattati benissimo dai tifosi dei pescaresi. Mi sembra di sognare, voglio dire, sento che potremmo contaminare il cibo o disturbarli nell'albergo, ma mi sembra di sognare, non ci posso credere. Questo non fa parte del calcio del Trapani, del calcio che facciamo a Trapani e che io rappresento in questa grande città che ce la invidiano tutti una volta che vengono qui. Ed è intervenuto sul sito ufficiale della Pescara Calcio a tal proposito anche il presidente Daniele Sebastiani, che ha detto questo.
In merito alle presunte minacce ricevute dal Pescara, confermo, se ce ne fosse bisogno, che noi non abbiamo mai avuto nessun problema con il Trapani Calcio, che ritengo una delle società più serie e più organizzate dell'intera cadetteria. Con i vertici ci sono rapporti ottimi, con il direttore sportivo Faggiano rapporti non sono ottimi ma di più, e quindi noi andiamo a Trapani in grandissima tranquillità perché siamo convinti della assoluta tranquillità di questa trasferta. Quindi questo mi preme precisarlo, perché purtroppo su alcuni social è apparsa questa notizia delle possibili minacce al Pescara. Il Pescara non ha ricevuto nessun tipo di minaccia e soprattutto noi non abbiamo nessun tipo di problema con il Trapani Calcio e con i tifosi del Trapani. E ora parliamo di playout di Serie B. Non è riuscita quella che era una mission impossible alla Virtus Lanciano, che dunque retrocede nel campionato di Lega Pro. La squadra di Maragliulo è stata superata per 1-0 dalla Salernitana nella gara di ritorno della Recchi. Possono partire le immagini, gran pubblico allo stadio di Salerno con 25.000 persone a sostenere la Salernitana, 200 persone accorse anche da Lanciano. Virtus che si è presentata in campo con Bonazzoli sostenuto da Marilungo e Di Francesco, Giandonato in mediana con Bacinovic e Rocca. Nella Salernitana l'unica novità, Moro al posto di Pestrin. Questa è un'azione che poteva cambiare in parte l'inerzia della gara. Dopo un minuto e mezzo un traversone di Di Matteo sul quale non arriva Bonazzoli, e poi però al ventesimo la Salernitana segna quello che sarà il gol partita, che spegne le residue velleità, se mai ci fossero state, della Virtus Lanciano. La sponda di Tuia dopo il calcio d'angolo di Zito, la correzione sotto porta è di Coda. Questo sarà appunto il gol partita. Nella ripresa la Virtus ha poche opportunità. Una di queste è il tiro sotto misura di Aquilanti che scheggia la traversa. Poi nel finale c'è un quasi autogol, per meglio dire un autopalo, di Federico Amente. Dopo soli due minuti di recupero, il direttore di gara Pasqua di Tivoli fischia la fine. La Salernitana festeggia la permanenza in Serie B per la Virtus Lanciano. Questo è il congedo dopo 4 anni dalla cadetteria. E chiudiamo con un'ultima notizia. Dopo la conquista dello scudetto della Serie A d'Elite 2015-2016, domani alle 19.30 il Montesivano Calcio a 5 femminile sarà ospite presso il padiglione del porto turistico di Pescara, dove le ragazze guidate da Francesca Salvatore verranno premiate dal Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Pescara e dal presidente dell'ente Daniele Becci. È tutto per questa terza e ultima edizione del TG6, TG che torna domani alle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.